Ci troviamo a Monteporzio, Piazza Garibaldi. Siamo nel Palazzo di Monteporzio, Sala degli Specchi, per Opera a Palazzo, una manifestazione organizzata dall'Associazione Culturale L'Origine. Qui con noi il presidente dell'associazione, Pier Domenico Angeloni. Buonasera, mi onoro di essere il presidente dell'Associazione L'Origine. È un'associazione culturale nata lo scorso anno per opera di alcuni amici volenterosi che si sta muovendo, direi, molto bene sulla piazza, nel senso che siamo partiti con il Natale dello scorso anno, dove abbiamo avuto dei cori dei bambini, dei cori anche blasonati delle città qua vicine. C'è stato poi un incontro con tutti i sindaci della zona per quanto riguarda le fusioni fra comuni, questo per dire che siamo un'associazione culturale che tocca un pochino tutti i punti che sono da toccare, dalla politica, e non siamo politici chiaramente, alla pittura, alla musica. Infatti questa sera abbiamo proprio una dimostrazione di musica con Opera a Palazzo. Opera a Palazzo, che è un po' il riprendere Delirio d'Opera con gli stessi contenuti, riproposta, visto che era qualche anno che non si faceva più. Sicuramente, siccome era una manifestazione che era scomparsa, noi abbiamo pensato bene di ripristinarla. Abbiamo in mente di fare tante altre cose per il bene del comune di Monteporzio e di Castelvecchio, e chiaramente è una situazione aperta a tutti, tutti possono partecipare, e anzi, noi ci auguriamo che di avere un maggior numero di iscritti per poter fare le cose sempre più belle e sempre migliori. Questa sera Opere a Palazzo riprende appunto quello che si faceva qualche anno fa. Abbiamo delle bellissime opere da proiettare, abbiamo fatto una bella cena a tutti i signori che hanno partecipato, direi che è un grande successo, abbiamo avuto due pullman da Pesaro, e tutto lascia prevedere che la cosa avrà un seguito e ancora più bella di quest'anno. Ringraziamo Pier Domenico Angeloni, lo lasciamo al suo momento conviviale da cui l'abbiamo portato via. Grazie ancora Pier Domenico, vi rimandiamo alla serata Opera a Palazzo. Siamo negli studi della Metis Film Classica in occasione della manifestazione Opera a Palazzo. La Metis, una realtà importante in campo nazionale e internazionale, che è attiva nel settore della videoproduzione in un ambito molto particolare come quello della musica classica e delle opere teatrali di musica lirica. Qui con noi Tiziano Mancini. Buonasera a tutti. Uno dei responsabili della Metis. Tiziano, cos'è la Metis praticamente e come mai la manifestazione Opera a Palazzo? La Metis è composta da tre persone. Io, Pierluigi Montesi, e l'altro socio Giampaolo Moretti. Però insieme a noi collaborano molti altri operatori e tecnici, e praticamente la troupe va da Senigallia a Bologna, passando per Fano, Pesaro, Rimini, eccetera. Diciamo che la Metis è composta da almeno 12-13 persone. Ormai da molti anni il nostro settore di competenza è quello dell'opera lirica. Siamo partiti facendo i più svariati lavori sempre in ambito della videoregistrazione, poi piano piano ci siamo perfezionati perché abbiamo comunque capito che, e abbiamo visto che la passione e l'entusiasmo che c'era per questo tipo di lavoro è stato per noi importante ed è stato fondamentale per capire qual era veramente il nostro campo di applicazione principale. Il vostro lavoro è un lavoro molto particolare. È particolare perché se si considera l'ambiente, cioè Monteporzio, il nostro studio qui nel centro storico, sì, è particolare perché di musica lirica qui ne passa poca. Perlomeno abbiamo il Rossini Opera Festival a Pesaro, abbiamo lo Sferisterio di Macerata, però
qui nella zona è una, come dire, una realtà anomala. Però il grosso del lavoro viene fatto qui dentro e le nostre produzioni ormai spaziano un po' in tutti i paesi, a partire soprattutto dalla Germania, l'Austria e anche la Cina. Noi operiamo in maniera continuativa a Pechino, a Monaco di Baviera, a Salisburgo, facciamo una parte del lavoro anche in Italia, ma è una minima parte. Comunque in Italia abbiamo frequentato e stiamo frequentando i teatri più importanti, dalla Scala, l'Arena di Verona, la Fenice di Venezia, Reggio di Torino, Reggio di Parma, insomma siamo presenti in molti dei festival più importanti a livello mondiale. Competenze particolari non solo nella videoproduzione, nel post-produzione, ma anche nella musica. Bisogna essere esperti in tutti questi campi. Bisogna essere esperti sia nella musica che nel teatro, inteso anche come regia, perché comunque oggi l'opera lirica non è solo canto. Oggi i cantanti sono anche attori, hanno una presenza, le regie sono regie vere, nel senso che hanno uno stile che è molto vicino a quello che può essere una fiction cinematografica, pur con tutte le dovute differenze. Però è chiaro che servono persone che abbiano diverse competenze, assolutamente è un gioco di squadra. L'ultima cosa, prima di lasciarvi al vostro lavoro, so impegnatissimi, come mai opera a Palazzo a Monteporzio? Come dicevi, è una zona un po' avulsa dal circuito del teatro d'opera. Ma intanto perché l'opera non è più legata alla rappresentazione in teatro, ma ormai da diversi anni è uscita, frequenta canali tematici dedicati appunto all'opera e alla musica classica e soprattutto negli ultimi anni ha avuto il boom al cinema, per cui l'idea di fare delle proiezioni in piazza non è un'idea originale, nel senso che non l'abbiamo certo inventata noi. Anche a Salisburgo, durante il festival, che è in questo periodo, ci sono delle rappresentazioni di opere, delle proiezioni di opere nella piazza vicino al teatro, e in giro per l'Italia, ma anche e soprattutto in Europa, questo tipo di, chiamiamoli di performance, sono molto comuni. In quel caso si usa a far vedere proprio l'opera intera. È chiaro che qui il posto e la competenza anche delle persone, forse far vedere un'opera forse è un po' pesante, ecco, da cima a fondo, bisogna avere delle conoscenze, delle competenze, bisogna capirle. Noi preferiamo fare un montaggio di tutto quello che facciamo, di una piccola parte di quello che facciamo durante l'anno, e diamo agli spettatori, facciamo vedere le cose migliori, insomma, ecco, è come un film western con solo le sparatorie, senza i momenti di pausa. C'è da dire anche questo, che noi siamo partiti anni fa facendo Delirio d'opera insieme alla Proloco. Per vari motivi la manifestazione non ha avuto seguito. Però
ci arrivavano voci, specialmente da Pesaro, di gruppi che volevano ed erano contenti di poter riassistere di nuovo a questo tipo di esperienza, di proiezioni. Quest'anno abbiamo fatto una cosa un po' più, chiamiamola in piccolo, perché farla in piazza, all'aperto, così come era una volta, è molto faticoso. Ci vuole gente che lavora, e ci vuole il tempo, eccetera, eccetera, e sappiamo tutti cosa vuol dire. In questo caso abbiamo optato per una cosa molto più raccolta e più contenuta, limitata anche nel numero di persone. È un tentativo per poter di nuovo ripartire, forse, nel senso che sono manifestazioni che poi a Monteporzio portano gente da fuori, l'80% delle persone, anche il 90% delle persone presenti erano da fuori. Quindi quando si fanno, cioè per quello che ci riguarda, noi siamo sempre molto ben predisposti a fare a partecipare alle iniziative che si fanno nel centro storico, per la valorizzazione del centro storico, da qualsiasi parte venga, che sia dal comune, dalla Proloco, dalle associazioni in generale. Credo che la partecipazione di tutti sia necessaria, perché in un contesto così piccolo, se manca la partecipazione collettiva, viene meno quello che è poi lo scopo vero di queste iniziative, cioè la valorizzazione del posto e anche far partecipare a gente che viene da fuori, che non metterebbe mai piede a Monteporzio, per poter regalare un momento di cultura, di relax. Io credo che sia una cosa importante. Bisogna ovviamente dosare le forze, bisogna capire che sono iniziative dove la manodopera è fondamentale, per cui secondo me bisognerebbe mettere da parte le questioni personali in genere e cercare di tenere ben presente qual è l'obiettivo, cioè se cerchiamo di valorizzare il posto, valorizziamo il centro storico, valorizziamo determinate iniziative, ci vuole la partecipazione di tutti. Sono pienamente d'accordo con te, mi trovi pienamente d'accordo su questo, ringrazio ancora Tiziano Mancini, ringrazio ancora la Metis e per Teleschianto al momento è tutto, ci risentiamo alla prossima. Un saluto a tutti.